quando si comincia un quadro, non sempre c'è un'idea precisa di cosa si vuole fare. Io credo che la pittura sia lei che mi dice cosa devo fare. A disegnare che avevo 6-7 anni. Io mi ricordo mia madre che mi vede disegnare, invece di fare disegni che in genere fanno bambini, quindi disegni un po' fantastici. Mia madre, che aveva questa passione per leggere, per scrivere, e lei soprattutto ha seguito, ha intravisto me fin da piccolo di essere un possibile artista. In questo lavoro si conosce di più il proprio limite e la propria capacità di capire, che non è più una soluzione, come alcuni potrebbero pensare, di sconfitta dolorosa. È un modo di conoscere anche se stessi, la propria, anche la propria identità di pittori. E quindi non fa poi così male, perché ti fa ricominciare, vuoi superarlo. Io ho sempre dipinto, in genere ispirandomi a quello che vedevo nelle grandi città. Cioè la mia pittura è cominciata, quella almeno che io ritengo più propriamente la mia pittura, con la rappresentazione della vita nella città. Ad un certo momento ho avuto il pensiero di rivisitare la Romagna, da dove ero venuto, cosa avevamo lasciato, e allora ho detto, ma la famiglia contadina da cui siamo usciti, perché questa, la Romagna, è senza dubbio una civiltà soprattutto contadina. Cos'è che non abbiamo portato con noi? C'erano delle cose che andavano salvate, una cosa che poteva essere una costante umana, qualcosa che dura e che invece noi con facilità dimentichiamo e buttiamo via. Ho pensato di fare la famiglia, ho immaginazione e memoria della famiglia. Ho fatto il racconto di quello che io conoscevo della famiglia contadina romagnola e ho fatto questa ricostruzione proprio in modo premeditato, facendo un progetto. Ho fatto dei disegni, il primo disegno che feci fu La morte del padre, che è uno dei quadri più belli del ciclo della famiglia. In effetti io non avevo rappresentato
il problema della morte. Avevo rappresentato il dolore di chi perde il padre, di chi perde il capo famiglia, rappresentato attraverso i gesti, il pianto e la incomprensione di chi rimane. Anche perché poi la morte nella civiltà contadina avrebbe un significato diverso, quasi di un fatto ineluttabile, che doveva capitare in tutti i modi. Non si avevano le sofferenze attraverso il dolore, le cose che abbiamo oggi, ma un altro tipo di vivere molto dignitoso, anche il destino più terribile. Sughi non è un autore complesso, è un autore semplice, contrariamente a molti artisti del Novecento, che è il secolo di un'inquietudine che porta a diversi momenti. Picasso lo dimostra, ci sono il periodo blu, il periodo rosa, il periodo cubista sintetico, e diventa il modello per i comportamenti degli artisti che pensano che, come gli stilisti per la moda, devono cambiare ogni 2 o 3 anni lo stile. Il caso emblematico è la frattura nell'opera di un artista un po' più vecchio di Sughi, ma cruciale nel Novecento, che è Fontana, il quale è figurativo, o anche Capograssi sono figurativi fino a un certo momento, poi nel dopoguerra diventano tendenzialmente astratti, addirittura Fontana comincia a tagliare le tele ed è irriconoscibile rispetto a quello che era stato. Per cui la molteplicità delle esperienze, la varietà delle esperienze, i diversi momenti degli artisti, nella stessa linea che indicavo in Picasso soprattutto, fanno pensare che occorra muoversi in un groviglio complesso, che invece è esattamente l'opposto della linearità, sia pure con umori e sensibilità mutate nel tempo, di Sughi, il quale è un pittore della realtà. Guttuso e Sughi, due pittori che sono legati a una pittura della realtà intesa come pittura della società, di quello che accade nella società. In diversi modi, Guttuso con più attenzione alla cronaca, come un giornalista della pittura, Sughi come un filosofo, e in questa filosofia egli assomiglia più che a Moravia, che è il fratello letterario di Guttuso, a Sartre, cioè il suo realismo è un realismo esistenziale. Ma in tutto questo, però, ciò che gli interessa è la vita dei singoli, come se avesse agito in lui il momento iniziale di Picasso, quello del periodo blu, delle persone che stanno sofferenti in un caffè a pensare all'insensatezza della loro vita, tema sartriano. E quindi da questo punto di vista Sughi è un pittore della realtà esistenziale, un pittore dell'individuo nella crisi del nostro tempo, un pittore di realismo esistenziale, un pittore di solitudini. E Sughi, che è uomo, come dire, con una indifferenza moraviana, con una nausea sartriana, con una condizione di chi ha il privilegio di essere pittore, di essere benestante, di vedere il mondo da una posizione di privilegio, vede però la miseria e la sofferenza del mondo non in senso assoluto, ma in senso sociale, quindi disparità, lotta di classe, eccetera, tutto questo lo vede dal punto di vista dell'individuo. Questo è il tema dominante dell'opera di Sughi.